Ciao, buonasera a tutti. Ecco, bentrovati a questo secondo appuntamento del mini corso sulla, sulla nostra stella e parlando del, del sole. Eh, siamo passati dall'interno che abbiamo visto nella, nel primo appuntamento. Ci spostiamo verso l'esterno parlando questa sera dell'atmosfera. E quindi salutiamo il nostro relatore, appunto Alessandro Bempora dell'Osservatorio Astrofisico di Torino. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Ciao, ah, è un piacere riaverti con noi, eh, quindi grazie in anticipo anche di, questa, di questo secondo appuntamento. Quindi dicevamo, eh, la, la volta scorsa per ricapitolare abbiamo visto un po' eh, cos'è che genera le reazioni di, di, di fusione che tiene la stella accesa, cosa, in cosa consiste l'equilibrio della stella, il ciclo di vita del Sole, le macchie solari e questa sera parleremo dell'atmosfera di cui Alessandro già accennava, quindi corona, vento solare, eruzioni solari. Ci saranno alla fine anche dei quiz, quindi stiamo tutti attenti, così alla fine rispondiamo e, e ovviamente ci divertiamo anche interagendo con, con Alessandro. Prego Alessandro, ti cedo la parola. Grazie. Bene, grazie mille, grazie ancora a voi per uh, questa occasione. Insomma, ehm, fa sempre piacere parlare del proprio lavoro anche in maniera divulgativa, eh. insomma, anche, anzi, soprattutto. Ehm... Allora, io, eh, come l'altra volta, diciamo, vi invito a interrompermi in qualunque momento, quindi per domande, perché è meglio sempre togliersi il dubbio subito, insomma, poi se no uno magari se lo dimentica. E, allora, questa appunto è la seconda lezione di questo mini corso. Eh, questo appunto è un po' il piano del, del mini corso. In realtà, spero di non deludere troppi di voi, ma. Mh, Preparando la lezione di oggi mi sono accorto che era un po' troppo densa. Quindi eh, ve lo dico subito: questo argomento è eh, le eruzioni solari, eh, ne parliamo nella prossima lezione, perché se no rischiavo di dover correre troppo oggi e di invece avere poco da raccontare eh, nella terza lezione. Insomma, quindi va benissimo. Eh, piccolo cambio di programma, diciamo. Ehm... Allora, riprendiamo brevemente appunto eh, dalla scorsa lezione. La scorsa lezione appunto abbiamo parlato dell'interno del Sole, abbiamo visto che appunto è costituito da tipicamente tre regioni, il nocciolo, la zona radiativa e la zona convettiva. E abbiamo visto appunto che eh, dall'interno del Sole alla superficie la temperatura eh, decade da praticamente 15 milioni di Kelvin nel nucleo fino a 6.000 Kelvin nella fotosfera. Oggi appunto ci spostiamo eh, dalla fotosfera, ci spostiamo nell'atmosfera esterna eh, del Sole. Allora, la fotosfera, appunto, abbiamo detto, è l'ultima superficie che possiamo vedere del Sole. Appunto, poi per studiare l'interno dobbiamo utilizzare, come abbiamo visto, il modello solare standard, ehm, al di sopra della fotosfera. Ehm, abbiamo un eh, una seconda regione che viene denominata cromosfera, e in questa regione eh, paradossalmente c'è un eh, aumento della eh, temperatura. Quindi, allontanandosi dalla superficie del Sole, la temperatura invece di diminuire eh, aumenta fino a circa 50.000 Kelvin. E dopodiché, poi entrando in quella che è la vera e propria eh, atmosfera estesa del Sole, che vediamo in questa immagine qua, che in realtà è un'immagine di un'eclissi. Entriamo in quella che si chiama invece la corona solare, di cui soprattutto parleremo oggi, che ha la caratteristica, eh, ne riparleremo, di ehm, trovarsi a una temperatura di circa eh, un milione di gradi, quindi eh, molto, molto più calda della eh, superficie solare. Allora, la fotosfera, appunto abbiamo visto, che è caratterizzata eh, in particolare da queste regioni più scure di cui abbiamo parlato, eh, le macchie solari però diciamo se guardiamo eh, la fotosfera, eh, al di là di queste macchie non sembra particolarmente eh, strutturata, diciamo il sole visto così sembra mh, relativamente noioso, appunto a parte le poche macchie che si vedono transitare eh, sul disco. Però in realtà appunto osservando il sole abbiamo imparato che è, è molto più complesso, come dicevamo l'altra volta, di quello che uno potrebbe... Immaginare già solo guardandolo eh, al tramonto, appunto come lo immaginavano gli antichi, no? come una sfera traslucida, perfettamente luminosa in maniera uniforme. E un'altra cosa che abbiamo scoperto, per esempio, l'abbiamo scoperta guardando il Sole ehm, spettroscopicamente. Cosa vuol dire? Spettroscopicamente vuol dire eh, disperdere eh, diciamo, i colori, i eh, diversi colori eh, della luce del Sole. Per esempio utilizzando un prisma. No? Se noi utilizziamo un prisma e facciamo, un, pa facciamo passare un pennellino, diciamo, un pennellino di, di luce eh, solare attraverso un prisma, eh, vediamo che la luce bianca si scompone nei diversi colori che compongono lo spettro e questo è già diciamo, eh, iniziare a fare spettroscopia del, eh, della luce solare. E la cosa interessante è che scopriamo se guardiamo lo spettro eh, emesso dalla luce solare, eh, questi esperimenti appuro, furono eh, fatti per la prima volta da, da Newton, come, come saprete, che fu il primo appunto a studiare eh, questo tipo di, eh, di fenomeni utilizzando appunto un pennellino di luce eh, facendolo eh, passare attraverso un prisma e proiettando eh, la luce eh, diffratta su un pannello. E come vi dicevo appunto quello che scopriamo è che eh, questo spettro oltre ad avere diversi colori se lo guardiamo in dettaglio eh, vediamo che è solcato da diverse righe nere le vediamo qua in questa eh, rappresentazione che eh, è proprio mh, una eh, rappresentazione eh, fatta dalla persona che ha poi studiato e classificato più in dettaglio queste righe siamo nel 1800 e stiamo parlando di eh, Fraunhofer, per cui queste righe eh, sono denominate per l'appunto righe di eh, Fraunhofer. E diciamo che lo studio e eh, l'interpretazione di queste righe di Fraunhofer st nella storia dell'astronomia è stato abbastanza importante perché un po' segna eh, il passaggio dall'astronomia all'astrofisica, nel senso che eh, segna un po' il passaggio da eh, studio così diciamo limitato a un'osservazione e classificazione alla comprensione fisica eh, della costituzione eh, in particolare degli elementi di cui sono costituite le stelle perché cosa si scopre? Si scopre che eh, alcune di queste righe eh, sono eh, alla stessa lunghezza d'onda quindi diciamo sono poste nello stesso colore dello spettro di righe che si possono osservare in laboratorio, per esempio bruciando alcuni elementi sulla fiamma di un becco Bunsen, come per esempio il sodio o il calcio. No? Quindi in pratica si scopre che eh, queste righe sono poste in corrispondenza di elementi che eh, ci sono anche eh, sulla Terra. Quindi, ehm, intanto, non è assolutamente vero, diciamo che il Sole, è come le stelle, è costituito di una materia la quintessenza, no, diversa completamente dalla materia eh, di cui siamo fatti noi, no, scopriamo intanto che il sole come le altre stelle sono fatti della stessa materia di cui siamo fatti noi. E poi eh, vuol dire riuscire a eh, fare qualcosa che sembrava inimmaginabile, cioè addirittura studiare la composizione chimica di un oggetto irraggiungibile come il sole e poi addirittura come eh, tutte le altre stelle del, eh, dell'universo. <ride> Ma queste però sono delle righe nere. Eh, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sono cosiddette righe di assorbimento. Cioè sono delle righe in realtà dovute ai gas che si trovano subito sopra la fotosfera e che sono in effetti un pochettino più freddi della fotosfera. Perché all'inizio, allontanandosi dalla fotosfera, la temperatura all'inizio, come ci si potrebbe aspettare, in effetti scende. Quindi questi sono dei gas a circa 4000 K rispetto ai 5-6000 K della fotosfera. E, essendo un po più freddi assorbono la radiazione eh, emessa dal sole ma come mai perché allora se noi per esempio eh, guardiamo lo spettro di una lampadina quelle che c'erano una volta diciamo le lampadine con i filamenti a tungsteno diciamo ehm, lo spettro eh, che emette una lampadina è uno spettro che tipicamente si dice uno spettro continuo cioè eh, mostra eh, tutti eh, i colori dell'arcobaleno, per così dire. Eh, però eh, se questa eh, luce invece eh, la facciamo emettere da un gas caldo, allora scopriamo che lo spettro non è continuo, ma è, è uno spettro che è cosiddetto uno spettro discreto. Cioè vediamo solo delle righe eh, di emissione a delle lunghezze d'onda specifiche. <coughs> e poi dopo spiego meglio eh, perché. Ora, se noi invece prendiamo uno spettro continuo eh, e lo facciamo passare attraverso un gas freddo, allora cosa succede? Che in corrispondenza di queste righe di emissione, noi invece di vedere delle righe di emissione, vediamo delle righe di assorbimento, perché a quelle stesse lunghezze d'onda in cui un plasma caldo emette della radiazione, eh, noi invece vediamo che il plasma freddo la assorbe per il processo opposto, che adesso poi eh, vi spiego. E infine, se poi abbiamo lo spettro emesso dal Sole eh, che attraversa un gas caldo, allora abbiamo uno spettro continuo più delle righe di eh, emissione. Ma eh, a che cosa sono dovute queste righe di emissione e di assorbimento? Sono dovute naturalmente all'interazione della radiazione con eh, gli atomi. Eh, in particolare, saprete che eh, no, un atomo è in grado di assorbire. Una certa eh, radiazione ad una certa lunghezza d'onda, quindi luce ad un certo colore, e eh, l'energia che viene trasportata dal fotone viene assorbita, per esempio, da un elettrone che fa un salto quantico di energia. No? Allora, in quel caso, avviene una transizione all'interno dell'atomo. Uh, e, um, e questo vuol dire che l'atomo, assorbendo la radiazione a quella specifica lunghezza d'onda, porta alla formazione, per l'appunto, di una riga di assorbimento. Okay? Il processo opposto, invece, lo vedete qui a destra, è il processo per cui l'elettrone, eh, che si trova in uno stato eh, a livello eh, energetico eh, superiore, decade e però, per conservazione dell'energia, l'energia che l'elettrone perde va a finire da qualche parte, per l'appunto, va a finire in... Eh, emissione di luce di radiazione ha la lunghezza d'onda specifica corrispondente alla eh, energia del fotone che è la stessa che ha perso l'elettrone. No? E quindi lì, invece di avere una riga di assorbimento, l'atomo a quel punto mi dà una riga di emissione. Ok, quindi un plasma caldo tipicamente mi dà riga di emissione, un plasma freddo invece tipicamente mi dà righe di assorbimento. E appunto. Eh, questo tipo di considerazioni permise appunto di iniziare, come dicevo prima, a studiare veramente la, la costituzione chimica, eh, prima di tutto del Sole e poi anche de delle stelle e di tutti gli altri oggetti che oggi conosciamo eh, nell'universo, appunto. Quindi eh, sono passaggi fondamentali appunto che permisero storicamente proprio la nascita dell'astrofisica eh, eh, moderna, anche con l'invenzione del. Eh, dello spettroscopio che vedete qua, eh, combinato appunto col Becco Bunsen per la bruciatura degli elementi eh, alla fiamma. E ora un'altra cosa eh, interessante dello spettro solare è la sua forma complessiva, perché allora come voi sapete diciamo eh, il colore degli oggetti dipende dal, eh, dalla, eh, diciamo, dal colore della luce che quell'oggetto non assorbe, no? L'oggetto viene illuminato, per esempio, dalla luce del sole che contiene sia blu che giallo che rosso, dopodiché è costituito da un materiale per cui assorbe blu e giallo ma riflette il rosso, per cui noi lo vediamo rosso. Un oggetto che vediamo verde invece riflette la luce verde, assorbe le altre due lunghezze d'onda e così via. Ci sono però degli oggetti, per esempio, che riflettono tutti i colori, eh, scusate, assorbono, volevo dire tutti i colori, quindi non riflettono eh, nessuna eh, luce. E, eh, allora, un oggetto mh, che possiamo immaginare eh, teorico, perché un oggetto che lo faccia perfettamente non esiste, ma diciamo un oggetto che teoricamente assorbe tutte le lunghezze d'onda della luce che riceve, in fisica viene denominato corpo nero. Ora, la caratteristica di questo eh, oggetto appunto denominato corpo nero, che non c'entra niente con i buchi neri, diciamo, ehm, è semplicemente un oggetto che è costituito, potrebbe anche essere un... Un pezzo di, 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 di legno, diciamo, però ricoperto con un materiale per cui eh, è in grado di assorbire la luce a tutti i colori, ok? Allora un oggetto di questo tipo, però, eh, si scalda perché assorbendo la luce si scalda, e scaldandosi come tutte le cose che si scaldano, in realtà della luce la riemette mh, termicamente, eh, come quando no? scaldate un metallo sul fuoco no? e quello eh, emette della, della luce. Ora la caratteristica è che eh, la forma della luce che emette, quindi lo spettro che vedete qua, ha una posizione del picco, cioè il picco della eh, la lunghezza d'onda alla quale si trova il picco, dipende dalla temperatura di questo oggetto. Quindi se voi trovate la lunghezza d'onda del picco, in pratica misurate la temperatura a cui si trova questo oggetto, che è un corpo nero appunto. Ora la cosa un po' eh, strana che può far sorridere è che per l'appunto lo spettro di emissione del Sole è in prima approssimazione quello di un corpo nero. Quindi il Sole è un corpo nero per un fisico, il che può sembrare appunto paradossale, ma questo è il modo in cui noi di fatto misuriamo la temperatura della superficie del Sole. Perché uno si può domandare ma come si fa a misurare la temperatura della superficie del Sole? Esattamente in questo modo, in realtà quella diciamo è una temperatura cosiddetta efficace, cioè non è la temperatura vera per così dire, è una specie di valore medio che corrisponde appunto, a un'approssimazione perché è lo spettro di corpo nero che meglio approssima lo spettro solare ha il picco appunto in corrispondenza di quello che eh, sarebbe un corpo nero a 5.800 circa eh, Kelvin. Quindi, questo appunto è il modo in cui misuriamo la temperatura della superficie del Sole, ma anche delle macchie solari, e, e così via. Ora, ehm, queste righe di assorbimento perché sono interessanti? Perché grazie alle righe di assorbimento, noi possiamo letteralmente guardare strati diversi dell'atmosfera del Sole che in realtà sono sovrapposti davanti a noi uno sopra l'altro, no? E mh, questo perché? Perché eh, se noi utilizziamo un filtro eh, molto stretto, come vedete in questa animazione, andiamo a selezionare proprio un pezzettino di, eh, qui, questa eh, riga che vedete qui a destra è un profilo di una riga di assorbimento, che quindi vedete come una buca, no? è una di quelle righe di front offer che abbiamo visto prima, se noi guardiamo un pezzettino molto stretto, quello che vediamo è, eh, riusciamo a fare un'immagine dei gas che sono responsabili della formazione di questa riga di assorbimento, quindi per l'appunto i gas che si trovano subito sopra la fotosfera, un po' più freddi, e che assorbono eh, la radiazione emessa dalla fotosfera che si trova sotto. No? Quindi in questa maniera noi riusciamo proprio a sezionare strati diversi dell'atmosfera del Sole, e lo vediamo in questa animazione che vi fa vedere molto bene come di fatto. Cambiando la posizione di questo filtro, quindi la lunghezza d'onda, si passa dalla fotosfera, vedete la chiara eh, forma della granulazione no? di cui abbiamo parlato l'altra volta, allo strato sovrastante che invece è la cromosfera, e vedete come la cromosfera è, è molto, molto più strutturata della eh, fotosfera. Vedete questa forma eh, eh, che viene denominata a prateria in fiamme, eh, caratteristica che ha la, la cromosfera. Che adesso lo vediamo meglio parlando anche della corona, è collegata alla struttura dei campi magnetici che attraversano la, eh, la cromosfera. Comunque, vedete come eh, è molto più strutturata no? la cromosfera che si trova sopra rispetto alla fotosfera eh, sottostante. Quelle sono delle immagini del, ehm, di uno strumento eh, Ibis che è stato costruito anche in parte eh, dall'Italia che si trova eh, nei telescopi delle, delle Hawaii e vi eh, fa vedere appunto molto bene eh, i dettagli della mh, cromosfera. Qua eh, vediamo appunto un esempio di una eh, macchia solare con la granulazione eh, solare ripresa da, da Ibis e qua vediamo invece la cromosfera eh, sovrastante, diciamo i colori sono falsi colori in questo caso. Eh, questa è una riga di eh, Fraunhofer. Eh, corrispondente all'idrogeno ehm, all, all e invece questa è un'altra riga di Fraunhofer dovuta a un altro elemento che è il calcio e eh, vedete quindi eh, la definizione di questa immagine è veramente spettacolare vedete appunto anche la complessità di queste strutture che dovete pensare come eh, appunto del, una sorta di tracciatura delle linee di campo magnetico che vedete escono per esempio dalla eh, macchia solare e attraversano gli strati sovrastanti dell'atmosfera del Sole. Quindi, in pratica, osservando a lunghezze d'onda diverse, noi possiamo veramente fare una sorta di tomografia dell'atmosfera eh, del Sole. Quindi vedere eh, appunto dalla fotosfera entrare eh, nella cromosfera nella cosiddetta regione di transizione poi ora lo vedremo andando nei raggi X nell'estremo ultravioletto anche entrare nella corona solare che invece si trova ancora eh, più in alto e la corona solare appunto è eh, la parte più estesa dell'atmosfera del sole e eh, è possibile osservarla in realtà anche da terra durante un fenomeno eh, molto particolare di cui avrete sentito parlare sicuramente che sono le eclissi totali eh, di sole diciamo noi viviamo in una era geologica per così dire un po fortunata perché la luna eh, ha apparentemente le stesse dimensioni proiettate del sole eh, solo ovviamente per un effetto di proiezione per cui eh, in alcuni casi appunto quando la luna copre il disco del sole è possibile in questi eh, rari eventi vedere l'attenue eh, emissione della corona solare, che è un milionesimo o un decimilionesimo della luminosità del disco del Sole. Dicevo che viviamo in un'era un po' particolare perché tra qualche eh, milione di anni la Luna, come sapete, si sta allontanando da noi e quindi in realtà i nostri futuri... Eh, le future generazioni in realtà non potranno più vedere questo spettacolo perché le dimensioni proiettate della Luna saranno eh, troppo piccole per coprire tutto il Sole perché la Luna appunto allontanandosi diventerà apparentemente più, più piccola e quindi non si verificheranno più eclissi totali. Alessandro, scusami, una curiosità sulle macchie solari, tornando all'argomento di prima. Eh, la loro distribuzione sulla superficie del Sole è più o meno... Random oppure segue anche la distribuzione o la posizione dei poli magnetici del Sole o si trova più nelle zone equatoriali del Sole? No, allora la distribuzione delle macchie solari eh, segue il ciclo solare. Quindi diciamo che tipicamente le macchie solari si formano eh, mai eh, vicino ai poli. E si formano entro più o meno una zona di più o meno 30-40 eh, gradi di latitudine, sia nord che sud, e le prime macchie solari all'inizio di un nuovo ciclo si formano più ad alta latitudine. E poi via via, man mano che si va dal eh, minimo al massimo, le nuove macchie solari emergono via via a latitudini minori, fino a spostarsi tutte più vicino all'equatore del Sole e poi scompaiono eh, fino ad arrivare al minimo successivo. E quindi diciamo più o meno sono sempre limitate in questo intervallo di, di latitudine le, le macchie solari eh, grazie e, quindi appunto nei rari eh, eventi di eclissi totale possiamo osservare la corona solare qua vedete per esempio un montaggio che eh, io ho eh, fatto mh, eh, a seguito delle osservazioni dell'eclissi del, eh, dell del, dell del eh, 21 agosto del 2017, che attraversò eh, tutti gli Stati Uniti, fu veramente eh, spettacolare. Eh, in questo caso, diciamo, io ho montato diverse immagini che ho fatto con la mia semplicissima Canon, eh, nessuno strumento in particolare. E poi eh, ci ho, ho lavorato un po', però <ride> per qualinearle co e combinarle, diciamo, e poi ci ho aggiunto un'immagine del Sole, ovviamente, questa è un'immagine ripresa dal satellite di cui parliamo tra un po'. Quindi è una parte di Sole che questa non si può vedere eh, da Terra, e <clears throat> tra l'altro, eh, siete ancora in tempo? Diciamo, se volete vedere un'eclissi totale eh, per eh, prenotarvi per andare eh, l'8 di aprile. Perché c'è un'altra eclissi che attraverserà proprio di nuovo tutti gli Stati Uniti, entrando dal Messico e eh, spostandosi poi verso nord est fino ad arrivare a lambire il, il Canada. Quindi, se volete osservare un'eclissi totale, avete ancora un'altra occasione per vederla comodamente e non andare in posti troppo esotici, diciamo. E ecco una caratteristica eh, particolare della corona solare, appunto, come vi dicevo. È proprio la sua temperatura, eh, perché? Perché abbiamo detto appunto che il nucleo del Sole è a 15 milioni di Kelvin, poi appunto la temperatura crolla arrivando alla superficie intorno ai 5-6 mila Kelvin, e poi, però, eh, in corona, eh, stranamente, eh, la temperatura eh, sale eh, in maniera significativa fino a tornare a 1-2 milioni eh, di Kelvin a seconda delle eh, regioni. E questo lo vediamo in questo grafico che vi avevo fatto vedere l'altra volta, in cui vedete riportato, diciamo partendo dall'interno del Sole, questa è scusate una scala logaritmica, quindi questo 7 vuol dire 10 alla 7, cioè 10 milioni, 6 vuol dire 10 alla 6, quindi un milione, e così via, insomma, 5, è 100.000 e questo è 10.000. E quindi qui avete la temperatura dal nucleo del Sole, no? vedete come decade andando verso la superficie, attraversando la zona radiativa, la zona convettiva, poi qui c'è un crollo, proprio dove crollano anche le densità, perché qui è dove diciamo tra virgolette finisce il Sole, cioè finisce, abbiamo la superficie visibile, la fotosfera, e qui però stranamente vedete che allontanandovi dalla, dalla fotosfera la temperatura invece risale, risale fino ad arrivare a 10 alla 6, appunto quindi un milione di Kelvin. Allora, la spiegazione di questo fenomeno si può dire che è ancora mh, aperta, questo è il fenomeno cosiddetto del de riscaldamento eh, coronale e eh, è stato scoperto più o meno intorno agli anni 30, quando si osservò spettroscopicamente la corona e um, inizialmente appunto si osservarono delle righe di emissione, quelle di cui vi parlavo prima, che mh, non furono identificate da nessuno perché non erano mai state osservate prima. Tanto che eh, qualcuno ipotizzò l'esistenza di un nuovo elemento che eh, sarebbe stato presente solo in, nella corona, denominato coronio. No? Quando diciamo, il metodo scientifico fallisce, eh, tipicamente perché sta eh, inventando delle, delle eh, ipotesi ad hoc per spiegare qualche cosa che non riesce a spiegare. No? Questo è un classico modo di, di far fallire la ricerca scientifica. Ovviamente il coronio non esiste. E quello che si è capito poi eh, alla fine degli anni 30 è che queste righe di emissione non sono righe emesse da uno strano elemento non, è, non presente sulla Terra, ma sono righe emesse da elementi presenti sulla Terra come il ferro, il calcio, il magnesio, ma la caratteristica è che sono atomi ionizzati 10, 11, 12, 15 volte perché sono eh, in un gas eh, caldissimo, quindi temperature che ovviamente non si... Eh, osservavano nei gas in laboratorio eh, e, e quindi eh, mai, osservate, mai osservate prima. Insomma, e quindi quando si capì questo, diciamo si aprì il problema del riscaldamento coronale. Il problema, appunto, è ancora risolto, però qualcosa l'abbiamo capito. E eh, qualcosa lo possiamo capire, per esempio, guardando di nuovo questa sequenza di magnetogrammi che vi avevo fatto vedere l'altra volta: no? un magnetogramma ogni anno lungo un ciclo solare, che fa vedere, appunto come durante il massimo il Sole si è solcato da molte macchie con molti campi magnetici e poi questi scompaiono andando verso un minimo per poi ricomparire al massimo successivo. E appunto se questa sequenza di magnetogrammi la confrontiamo con queste immagini, che sono ogni immagine corrispondente al magnetogramma che abbiamo visto prima, e sono immagini nei eh, raggi X invece del Sole. E eh, cosa scopriamo? Scopriamo appunto che durante il massimo il Sole è molto luminoso nei raggi X e poi è buio invece durante il minimo. Questo l'avevamo già detto l'altra volta, ma una cosa che possiamo osservare è che, vedete, queste regioni molto luminose nei raggi X, se le confrontate con i magnetogrammi, potete vedere chiaramente che sono poste proprio in corrispondenza delle regioni di elevata concentrazione dei campi magnetici. Ora, queste regioni sono molto luminose perché? Semplicemente perché sono molto calde, cioè qui sono regioni dove la temperatura è eh, anche più di, eh, più di un milione di Kelvin. Quindi questo chiaramente suggerisce che il riscaldamento coronale deve essere un fenomeno collegato ai campi magnetici, eh, quindi è un fenomeno collegato alla concentrazione dei campi magnetici in corona. Quindi lì dove c'è più campo magnetico il plasma in qualche maniera è scaldato di più. Come questo avvenga poi ci sono un po' di idee, un po tante, anzi fin troppe in realtà, però diciamo che ancora l'ingrediente definitivo che spiega appunto il meccanismo del riscaldamento coronale non è stato eh, individuato, quindi è ancora un problema, un problema eh, aperto. Alessandro, ehm, un, un paio di domande proprio sulla corona, se poi la risposta viene do dopo dillo pure mm -hmm. così. Andiamo. Ehm, la corona potrebbe vabbè, essere legata a interazione anche tra gas e polveri attorno al sole, non so, della radiazione con, con gas e polveri, eh, è uno dei, non so, rientra tra l'ipotesi di origine della corona solare o no? Uh, non ho capito bene la domanda. Uh... Cioè, se... Ci sono dei residui mm. di uh, polveri nel, um, nella corona, in effetti, che sono un residuo, diciamo, delle fasi iniziali di formazione del Sistema Solare, mm. Mm, ma se ne stanno lì, diciamo, orbitano intorno al Sole e non poi Non contribuiscono ad aumentare la temperatura a causa dell'interazione tra di essi, nel senso... Mm. No. no. No, ecco, ok. Non c'è un'interazione, per quello che si sa, tra questi plasmi e le polveri, diciamo. Poi eh, questa corona solare, come dire, durante la fase di allora lasciamo perdere un attimo il sole, o guardiamo il sole nel futuro. In una fase di gigante rossa, cosa succede alla corona? cioè viene inglobata oppure si sposta assieme al resto della, della fotosfera? Si espande mantenendo... tutto, diciamo, tutto. e quindi anche probabilmente diventa anche più calda eh, la corona. Eh, quindi... Mh... Più calda più densa diciamo si, si estremizza tutto per... okay, quindi anche se la fotosfera diventa più fredda diciamo espandendosi come gigante rossa la corona non diventa in proporzione più fredda anch'essa ma diventa più calda va nella direzione opposta insomma durante la fase di espansione ma eh, allora lo dico senza in effetti lo dico a senso perché Immagino che eh, i campi magnetici diventino più intensi, però dovrei ripensarci prima di dare una risposta definitiva a questa domanda. Sì, sì. Ah, era una curiosità. Poi chiede Rosario a che, che momento del ciclo solare siamo, siamo quasi al, quasi al picco. Del, del ciclo degli undici anni adesso siamo praticamente al picco del ciclo in corso sì ancora non è stato raggiunto il picco ma ci siamo A 24 25 sì. 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 perfetto no, grazie sì. grazie sì. Alessandro e... <coughs> ecco la eh, caratteristica appunto della corona solare è che appunto come vedete è eh, modulata quindi dal ciclo solare ma quella che vediamo in queste immagini nei, nei raggi X appunto è la corona solare più interna, cioè quella più vicina al, eh, alla superficie del Sole, ma appunto durante l'eclissi noi vediamo in realtà la corona solare estesa, e eh, qua per esempio, vediamo due eclissi eh, confrontate tra di loro, a sinistra abbiamo un'eclissi, per esempio, del 1994 e a destra invece un'eclissi del 1980. Come vedete la forma della corona cambia in maniera importante e questo è collegato proprio al ciclo solare perché se guardate il solito, eh, la solita curva diciamo del numero di macchie che abbiamo già visto più volte vedete che nel 1980 quindi a destra ci trovavamo in una fase di massimo del ciclo solare mentre nel 1994 a sinistra ci trovavamo in una fase discendente quasi di minimo di un altro ciclo solare quindi Vedete come la forma di tutta la corona cambia in maniera significativa, qui diciamo ci sono questi che sono denominati pen pennacchi o streamers coronali, molto estesi, più in corrispondenza dell'equatore del Sole, invece buchi coronali, cosiddetti perché meno luminosi, perché meno densi, in corrispondenza dei poli del Sole, e qua invece a destra ci sono eh, pennacchi eh, a tutte le latitudini, quindi la struttura della corona solare è molto molto più eh, complessa. E eh, questo appunto per quanto riguarda l'osservazione del Sole da terra, quindi <clears throat> per osservare la corona dobbiamo aspettare un'eclissi oppure ci sono anche degli strumenti che si possono utilizzare per osservarla da terra che sono i cosiddetti coronografi, però permettono di osservarla solo vicino alla superficie del Sole e quindi ci sono diversi osservatori, questi per esempio sono osservatori nelle Isole Canarie. L'altra volta abbiamo nominato l'osservatorio di delle isole Hawaii, che è attualmente l'osservatorio solare più grande eh, al mondo, con quello specchio che vi avevo fatto vedere di 4 metri di diametro. Però diciamo che eh, osservare la Terra eh, pone molti limiti eh, dovuti principalmente all'atmosfera all terrestre. Qua vedete per esempio un video che avevo fatto un po' di anni fa con il mio telescopietto, diciamo questo è come si vede al telescopio, Normale, un telescopio amatoriale, qualunque, eh, una macchia solare, no? Vedete che sembra come guardare qualche cosa sul fondo di una, di una piscina, no? è continuamente deformato eh, dall'atmosfera eh, terrestre, dovuto a diversi fenomeni che sono la rifrazione della luce da parte dell'atmosfera, eh, fenomeni di scintillazione, cioè bolle di aria calda, eh, che sono quindi a densità diversa e quindi cambiano la eh, rifrazione della, eh, della luce e poi eh, fenomeni di eh, dispersione eh, nei diversi colori eh, quando la luce attraversa l'atmosfera della Terra e anche eh, diffusione da parte di eh, molecole e polveri eh, della nostra eh, atmosfera. Per cui alla fine tutto questo genera dei problemi che vengono denominati problemi cosiddetti di seeing, per cui eh, sorgenti che idealmente sarebbero puntiformi, eh, come le stelle, in realtà ci appaiono come delle macchioline allargate proprio per la somma di tutti questi eh, fenomeni, magari anche eh, con colori diversi che vediamo in punti leggermente eh, diversi. Quindi, oltre a questi problemi eh, che appunto si possono risolvere eh, andando in quota, no? per esempio portando un telescopio eh, a maggiore altezza, Uh, o addirittura su un pallone uh, aerostatico, uh, si può parzialmente uh, ridurre questo, uh, questo problema. Però uh, ce n'è comunque sempre un altro legato al fatto che la nostra atmosfera mh, non è trasparente uh, alla luce, uh, è trasparente solo ad alcune finestre, per così dire, dello spettro elettromagnetico. Eh, soprattutto è eh, trasparente per l'appunto alla finestra della luce visibile, che è quella per l'appunto per la quale il nostro occhio, ma anche l'occhio di quasi tutti gli esseri viventi di questo pianeta, insomma, si è adattata al meglio. Eh, che è quella del picco di emissione dello spettro di corpo nero del Sole che abbiamo visto prima, proprio piccato nel, nel, nell'intervallo del visibile. E, um, però ci sono molte altre lunghezze d'onda che purtroppo vengono assorbite eh, parzialmente o completamente dalla nostra atmosfera in particolare se andiamo diciamo nel visibile possiamo arrivare fino al vicino ultravioletto, al vicino infrarosso ma poi <coughs> a lunghezze d'onda maggiori e minori quindi nell'ultravioletto lontano, nel lontano infrarosso eh, incominciano a, eh, la luce ad essere assorbita parzialmente o completamente qua vedete la percentuale di opacità della nostra atmosfera e eh, c'è poi una finestra diciamo di trasparenza nel radio, per cui per esempio possiamo osservare il Sole nel radio a lunghezze d'onda, eh, vedete, dei metri, eh, però poi di nuovo eh, più e più in là eh, la nostra atmosfera diventa di nuovo eh, opaca. Quindi per osservare tutte queste altre lunghezze d'onda, sia il Sole che tutto il resto dell'universo, dobbiamo necessariamente eh, andare eh, nello spazio. Ora, osservare il Sole dallo spazio eh, chiaramente ha molti vantaggi, eh, quindi ovviamente non c'è più problemi meteorologici, non c'è più l'attennanza giorno-notte, non ci sono più problemi di seeing, ovviamente però come tutte le osservazioni dallo spazio ci sono anche diversi svantaggi, il rovescio della medaglia, No, che eh, prima di tutto eh, i telescopi che si possono lanciare nello spazio hanno delle dimensioni chiaramente eh, molto più limitate rispetto... a. A, uh, I telescopi da terra. Ora, con James Webb, diciamo con questi petali che si sono aperti, hanno uh, risolto in maniera uh, incredibile questo tipo di problema. però comunque è chiaro che le dimensioni dei telescopi spaziali non possono mai raggiungere quelle dei telescopi terrestri. Uh, inoltre, gli strumenti <coughs> devono resistere sia alle condizioni estreme già solo del lancio. Eh, quindi devono, eh, bisogna dimostrare che non si smontino anche soltanto con le vibrazioni del lancio e poi anche alle condizioni estreme che poi troveranno nello spazio eh, dove appunto c'è molta più luce del sole e eh, ci sono particelle energetiche, radiazioni quindi eh, che possono danneggiare la strumentazione oltre a questo diciamo gli strumenti devono essere eh, costruiti eh, al meglio possibile perché ovviamente in caso di malfunzionamento è, eh, quasi impensabile andarli a riparare fu fatto come saprete per Hubble eh, ma diciamo è stato un caso più unico che raro eh, generalmente è impensabile eh, eh, una volta lanciata una missione spaziale eh, pensare di mandare degli astronauti insomma per andarla a, eh, a riparare quindi se poi ci sono dei problemi eh, è finita lì diciamo quando lo strumento si rompe ci si chiude tutto e si torna a casa diciamo e um... Però naturalmente eh, l'astrofisica che si può fare dallo spazio <coughs> è, eh, è unica. E nel caso del Sole, appunto, per esempio, le due missioni principali che sono state lanciate per lo studio del Sole dallo spazio sono una americana e una europea. Qua vedete il lancio della missione eh, Parker Solar Probe, che compare anche nella bella sigla che abbiamo visto all'inizio, ehm, è um, una missione costruita per raggiungere distanze mai raggiunte prima dal sole. Qua vedete, per esempio, in questa immagine che è un'immagine di un coronografo, il cerchiolino bianco vi fa vedere la dimensione proiettata del sole. Questo invece è questo cerchio blu è il cosiddetto occultatore del coronografo che copre il disco solare e questa eh, sequenza di puntini vi fa vedere l'orbita della sonda attorno al sole, quindi che va a finire così vicino al sole come la vedete in questo disegno, quindi è una cosa veramente Impressionante, eh, arriverà ad una distanza di solo 11 raggi solari eh, dal Sole, anzi ci è praticamente già arrivata perché la, la sonda è stata lanciata nel 2018 e poi via via si è avvicinata sempre di più al Sole. Credo che ora sia già arrivata a questa distanza eh, incredibile. Pensate che un, l'unità astronomica in raggi solari è 221 raggi solari. Quindi questa sonda invece noi ci troviamo a 221 raggi solari, questa sonda va a 11 raggi solari. Ovviamente a quella distanza non è possibile aprire un telescopio per guardare il Sole perché la quantità di calore che entrerebbe nella sonda eh, non potrebbe essere eh, espulsa, quindi eh, la sonda brucerebbe, quindi uno è costituita da un gigantesco schermo termico e prende delle misure solo cosiddette in situ, cioè misura localmente le particelle che... Eh, del, del plasma che sta eh, attraversando la missione tra virgolette concorrente o gemella insomma europea dell'ESA è la eh, solar orbiter qua vedete una sequenza eh, di scatti che avevo acquisito quando siamo andati eh, a vedere il, il lancio notturno di solar orbiter e eh, la sonda eh, di cui qua vedete invece una ripresa da una camera a bordo eh, del lanciatore e ehm, eh, trasporta a bordo diversi strumenti mh, è appunto una eh, missione ESA-NASA nel senso che la NASA ha messo il eh, lanciatore eh, e l'ESA che è l'Agenzia Spaziale Europea invece ha messo lì, eh, il payload cosiddetti strumenti di, eh, scientifici di bordo qua vedete eh, il video arriva fino al... Eh, Rilascio della sonda eh, nello spazio che avviene eh, qua, vedete appunto eh, il momento in cui la sonda entra provvisoriamente in orbita attorno alla Terra e poi il momento in cui viene eh, sganciata, e quindi parte per il suo viaggio verso eh, il Sole. Ecco la cosa, eh, il, diciamo interessante, è che tra gli strumenti a bordo che vedete qua elencati ce n'è uno in particolare di ideazione italiana, anzi, in cui proprio l'osservatorio di Torino è uh, stato um, capofila per uh, il consorzio industriale poi che ha uh, costruito lo strumento e uh, anche ideato il design ed è questo strumento qua che vedete denominato come Metis. Uh, Metis è un uh, coronografo, quindi per osservare la corona solare, uh, andando uh, vicino al Sole. Ora Solar orbiter non arriva vicino al Sole come Parker Solar Probe. Uh, però ha dei telescopi che guardano il Sole, quindi questa è la differenza fondamentale tra le due sonde, eh, arriva quindi a che distanza arriva a 0,28 unità astronomiche, che è meno dell'orbita eh, dell di Mercurio, che più o meno si trova a 0,3 unità astronomiche, e qui vedete diciamo un, un montaggio che avevo fatto con, con Photoshop in cui lo stesso Sole che noi vediamo da una unità astronomica qui al tramonto, qua lo vedete eh, riscalato invece se... Si... Ci trovassimo a distanza di 0,28 unità astronomiche. Non sembra un granché, ma ovviamente, siccome la luce scala come il quadrato, l'inverso del quadrato della distanza, questo vuol dire che, eh, essendo il Sole 3,6 volte più grande è 12,7 volte più luminoso. Quindi anche su Solar Orbiter c'è eh, uno schermo termico molto importante, lo vedete qua? Questa è diciamo la sonda nella fase di costruzione. Um, e questo appunto è lo scudo termico che è l'elemento principale con questi fori, vedete, che sono i fori attraverso i quali eh, si protrudono diciamo, gli strumenti, i telescopi a bordo che possono appunto osservare il Sole e la corona eh, solare. Lo scudo termico, appunto, che deve essere resistente, per, è stato testato appunto per elevate temperature, qua vedete eh, fino a 400 gradi e anche di più, insomma, che eh, comunque deve raggiungere. Nel momento in cui appunto si avvicina di più eh, al sole. E appunto vi dicevo dello strumento Metis: la caratteristica di Metis è eh, qual è? È quella di essere un coronografo, quindi uno strumento che osserva la corona solare per la prima volta in due diverse eh, lunghezze d'onda, ossia due colori diversi, cioè nella luce visibile, che è quella che tipicamente osservano tutti i coronografi, anche le immagini che avete visto prima, e un altro canale invece è nell'ultravioletto, che contiene molta più informazione fisica, quindi diciamo è, eh, ci fornisce molte più informazioni sui plasmi eh, di cui è costituita la nostra corona. Qua vedete per esempio la son il, il, scusate, lo strumento vero e proprio che poi è salito a bordo eh, della sonda, nelle fasi finali di calibrazione, eh, particolare nei laboratori presso Altec Torino, qui uh, in Corso Marche. Questo sono io, l'unica volta che ho messo piede nel laboratorio, ci tengo a precisarlo, perché questo non è il mio lavoro, diciamo, io faccio analisi dati, non mi occupo di sviluppo di strumentazione, quindi ammiro chi, chi fa queste cose, in quel caso io sono veramente entrato da, da turista, diciamo. Ehm... Qual è il vantaggio di guardare eh, colori diversi? È quello di poter vedere cose diverse, letteralmente. No? Lo vediamo, per esempio, qui: vedete un quadro a sinistra, a sinistra vediamo il quadro nella luce visibile, quella che vediamo con i nostri occhi. E poi qua vediamo lo stesso quadro in una radiografia ai raggi X al centro e eh, nella riflettografia nell'infrarosso. E cosa scopriamo? Scopriamo che il pittore, evidentemente, facendo il quadro ha cambiato idea per cui dietro aveva disegnato, vedete, un adulto davanti a questo giovanetto, eh, che poi, però, ha deciso di cancellare. Così come anche vedete questo cane che si trovava qui accanto al, al ragazzo, che si vede anche nell'infrarosso, che poi pure ha deciso di, di cancellare. Quindi eh, ci sono delle informazioni in più no? che si possono vedere eh, a eh, lunghezze d'onda diverse rispetto alla luce visibile e questo lo possiamo applicare allo studio di tutto l'universo, no? qua per esempio vediamo la famosa eh, galassia di Andromeda, insomma nella eh, luce visibile, e poi però nell'infrarosso, eh, una lunghezza d'onda alla quale si vedono di più le eh, regioni di eh, formazione delle, eh, delle stelle, dove le nebulose eh, si eh, iniziano a contrarre per andare a formare eh, stelle, e poi invece nei raggi X, dove vediamo invece più emissione eh, da eh, stelle molto più calde. Eh, e eh, qua vedete, diciamo, la composizione in pratica eh, di tutto questo, quindi si vedono cose diverse a lunghezze d'onda eh, diverse, diciamo. E eh, questo avviene anche sul Sole. E qua, per esempio, vediamo eh, una sequenza di immagini dello stesso Sole, quindi riprese nello stesso momento, però a lunghezze d'onda diverse. Allora, qua, eh, devo dire che. Siccome sono luci che il nostro occhio non può vedere, okay, è importante tenere presente che questi colori sono completamente artificiali. Okay? Quindi sono eh, scale di colore che vengono assegnate a queste immagini tanto per eh, distinguerle tra di loro, eh, ma sono appunto scale di colori completamente artificiose, però vi fanno vedere il sole. A diverse lunghezze d'onda, quindi come dicevo prima, attraversando l'atmosfera del Sole a diversi strati e quindi di fatto a diverse temperature, quindi passando dalla cromosfera, regione di transizione, quindi qui dalla fotosfera, cromosfera e poi entrando nella corona, quindi entrando fino a più di eh, 2 milioni, 6 milioni di Kelvin, 10 milioni di Kelvin, appunto. E eh, quindi vedete. Eh, strati diversi del Sole a temperature diverse quindi vedete strutture anche completamente diverse e questo appunto ci porta a parlare di quella che è la struttura della corona solare di come questa è modulata dai campi magnetici allora qua vediamo di nuovo una macchia solare o due macchie insomma e eh, a sinistra e invece a destra vediamo i corrispondenti magnetogrammi no? di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi regioni di concentrazione del campo magnetico con le due polarità che vediamo come bianco e nero che rispettivamente è polarità positiva e negativa diciamo dei campi magnetici però la cosa interessante è eh, appunto che se guardiamo la cromosfera corrispondente come abbiamo detto vediamo più strutture e in particolare vediamo questi bellissimi filamenti e eh, al di sopra del bordo del sole iniziamo a vedere invece delle cosiddette protuberanze di cui poi parliamo alla prossima lezione e, ehm, ma ancora di più se ci spostiamo nella corona vediamo come la, la quantità di strutture aumenta in maniera eh, impressionante. No? Vedete qua la complessità del Sole eh, è una delle scoperte principali degli anni 70 con la missione Skylab, è la complessità dell'emissione coronale nell'ultravioletto e nei raggi, eh, nei raggi X. Questa complessità eh, la vediamo molto bene in questi eh, filmati ad alta... Eh, risoluzione ripresi dalla sonda americana eh, SDO, il Solar Dynamic eh, Observatory eh, della NASA, e eh, queste, eh, questa complessità eh, a che cosa è dovuta? È dovuta di nuovo eh, all'ingrediente fondamentale che è sempre il eh, campo magnetico. In sostanza, ogni volta che voi vedete un'arcata coronale, un sistema di queste che si chiamano loop coronali, Dovete pensare un po' a quello che succede quando eh, fate no, quel famoso esperimento di prendere una barra magnetica, di metterla eh, sotto a un foglio e poi di disperdere de, de, de della mh, limatura di ferro sul, sul foglio. No? La limatura di ferro dispersa sul foglio vi traccia le linee di campo magnetico che uniscono i due poli della barra magnetica. Ecco, quando voi guardate delle arcate coronali, in pratica quello che voi state vedendo è... Del plasma che è intrappolato nelle linee di campo magnetico e emette luce per l'appunto righe di emissione, quelle di cui abbiamo parlato prima, e quindi un, un po' come no, delle eh, automobili in un'autostrada che con i fari vi tracciano la, la forma del, del, dell'autostrada, così anche il plasma vi traccia la forma delle linee di, di campo magnetico. E quindi la complessità della forma della corona, che voi vedete, è la complessità dei campi magnetici eh, coronari perché le particelle appunto sono letteralmente imbottigliate all'interno dei campi magnetici coronali, eh, letteralmente rimbalzano avanti e indietro all'interno di queste linee chiuse del campo magnetico e nel frattempo emettono luce e quindi tracciano la forma dei campi magnetici eh, coronali E ehm, questo diciamo mi permette di, di, di dire una cosa molto importante che è il motivo, uno dei motivi principali per cui non abbiamo ancora capito il riscaldamento coronale del fatto che noi i campi magnetici in corona di fatto non li possiamo misurare per tutta una serie di motivi. Per cui qua vedete, per esempio, queste linee eh, credo viola, perché io scusate, sono daltonico, o, o blu o viola, non lo so, sono eh, linee di campo magnetico ricostruite a partire da campi magnetici fotosferici, che quelli si sì sono misurati. <clears throat> Mentre eh, l'immagine che vedete dietro è un'immagine nell'estremo ultravioletto, ora come vedete ci sono delle parti per esempio qui dove queste linee ricostruite più o meno corrispondono abbastanza bene alla forma delle arcate, ma ce ne sono altre vedete dove sono completamente sbagliate, vedete qua ci sono delle arcate in questa direzione e la ricostruzione mi direbbe che il campo magnetico è messo così, quindi lì è proprio dove lì, eh, diciamo, la ricostruzione dei campi magnetici coronali ha fallito. Quindi lì è proprio dove noi non conosciamo eh, eh, con sufficiente eh, dettaglio la eh, configurazione dei campi magnetici eh, coronali ed è molto difficile eh, ricostruirla, eh, la configurazione vera. Guardare la colonna appunto quindi vuol dire guardare infatti i campi magnetici della colonna solare, quindi se vi capiterà mai nella vita di vedere un'eclissi totale di sole, ehm, quello che voi vedrete in quel momento sarà proprio la distribuzione dei campi magnetici nell'atmosfera del Sole. Qua lo vedete appunto in questo confronto, questa è un'eclissi totale ripresa eh, eh, con anche, eh, vedete il disco eh, della Luna con la luce cinerea eh, che copre il Sole, questa è un'immagine elaborata mh, in maniera molto importante per intensificare le strutture molto fini, diciamo a occhio nudo non potete vedere una cosa del genere. Ma soprattutto la cosa interessante la vedete appunto sovrapponendo le linee di campo magnetico ricostruite vedete che più o meno seguono quelle che sono le strutture eh, della corona solare che vedete appunto eh, qua eh, anche un pochino più da lontano, eh, quindi guardare la corona solare durante un'eclissi è proprio come guardare i campi magnetici eh, sulla atmosfera eh, del sole. Ok, ora tra un po' ci avviciniamo alla fine, appunto gli ultimi 5 minuti se ne ho ancora, ho ancora 5 minuti. Sì, sì, assolutamente, e poi quiz. Volevo parlare del vento solare. Eh, allora, il vento solare, appunto, è eh, quello che vedete in pratica in questa animazione che eh, è stata fatta, appunto, mettendo insieme dati da diversi cronografi che vi mostra chiaramente come il Sole sia di fatto sorgente di un continuo flusso di eh, materia. Verso l'esterno. Qui ci sono anche delle eruzioni solari, tra l'altro di cui parliamo alla prossima lezione, ma soprattutto c'è un flusso anche stazionario di materia continua che per l'appunto è il vento solare. Il vento solare fu scoperto già negli anni 50 osservando le comete per l'appunto. Nel frattempo, scusate, in particolare le comete eh, sono tipicamente costituite da due code. No? qua vedete un'immagine un di una cometa. Il sole si trova eh, qui in, molto lontano in basso a destra e tipicamente la cometa ha almeno due code, di cui una è una coda cosiddetta di polveri che segue una traiettoria che è a metà tra l'orbita della cometa e ehm, una forza che la allontana eh, dovuta alla eh, radiazione solare che spinge via le polveri, diciamo per così dire. Un'altra coda invece è quella cosiddetta di uh, gas o di ioni, che invece ha una forma che, come si accorse uh, Birman uh, negli anni '50, appunto uno si aspetterebbe dovrebbe essere praticamente antisolare, ma in realtà c'è un piccolo angolo di deflessione che è dovuta all'interazione con queste particelle emesse dal Sole. Um, studiando appunto l'angolo di uh, deflessione di questa coda, Birman stimò che eh, la velocità di queste particelle doveva essere intorno ai 500 km al secondo e eh, all'epoca appunto non, 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 era, non, non era ancora iniziata l'era spaziale, no? quindi non c'erano satelliti, nessuno poteva andare fuori a misurare in effetti se questo flusso di particelle ci fosse oppure no. Eh, fu Parker il primo nel 1958 a, a dimostrare l'impossibilità che l'atmosfera del Sole. Rimanesse intrappolata gravitazionalmente così come fa la nostra atmosfera no? della Terra, che rimane, per fortuna nostra, insomma, eh, intrappolata intorno al nostro pianeta, e dimostrò appunto che necessariamente questo non può avvenire per l'atmosfera del Sole, perché? Proprio perché l'atmosfera del Sole è troppo calda per restare intrappolata eh, vicino al Sole. Per effetto della pressione termica, deve essere continuamente soffiata via verso l'esterno del Sole. Questa eh, risultato teorico fu poi effettivamente verificato sperimentalmente nei primi anni 60 con l'inizio dell'era spaziale, quindi con i primi satelliti che in effetti misurarono questo flusso continuo di particelle provenienti dal Sole. Questo flusso di particelle è eh, molto interessante, è costituito principalmente da protoni ed elettroni che si muovono in tutto lo spazio interplanetario, quindi lo spazio. Uno potrebbe immaginarsi vuoto, in realtà non è esattamente vuoto, è popolato da particelle principalmente provenienti dal Sole appunto, poi ci sono anche i raggi cosmici, um, ma la gran parte delle particelle appunto sono particelle del vento solare che uh, si propagano a queste velocità che vedete qua, quindi velocità che sono dell'ordine dei 700-800 km al secondo in corrispondenza dei poli del Sole, e invece a velocità dell'ordine di 300-400 km al secondo più nelle regioni polari, per cui si parla di due regimi di vento solare, denominati vento solare veloce, appunto il primo, e vento solare lento, il secondo. Questo è quello che succede eh, eh, poi quando il vento solare si propaga nello spazio interplanetario. Vedete che inizia a diventare praticamente un flusso di plasma estremamente complesso, diventa rapidamente un flusso cosiddetto turbolento e quindi la complessità poi di strutture che si formano aumenta mano a mano che il plasma si allontana eh, dal Sole. Tra l'altro appunto questa bimodalità del Sole naturalmente come tutto ciò che avviene sul Sole è modulata anch'essa dal ciclo solare per cui mentre a sinistra qui avete la distribuzione delle velocità del vento solare durante le fasi minimo del ciclo qui al centro vedete quello che succede durante le fasi di massimo invece del ciclo in cui come non ci sono più separazioni nette tra streamers e buchi coronali, così non c'è più separazione netta tra vento lento e vento veloce, ci sono fasci di vento lento e vento veloce un po' a tutte le latitudini e poi vedete che dopo invece al minimo successivo ritorna questa bimodalità del, del vento solare. Questa è l'ultima slide appunto per dire che il vento solare tra l'altro modula la forma di tutto. Il sistema solare la forma di tutta quella enorme gigantesca bolla che il eh, vento solare scava nel mezzo interstellare eh, che si trova all'esterno del sistema solare. Tutta questa enorme bolla viene denominata eliosfera. No, e ehm, questa animazione vi fa vedere quello che è il cosiddetto respiro eliosferico, cioè il fatto che così come il flusso di vento solare è modulato dal ciclo solare nel corso di 11 anni, così probabilmente anche tutta la forma di questa bolla gigantesca che ha un, un, uh, un raggio di 100 unità astronomiche, um, probabilmente è modulata anch'essa dal ciclo solare. Quindi, si probabilmente gonfia e sgonfia nell'arco, per esempio, degli 11 anni del ciclo solare, cambiando la pressione che il vento solare esercita sul mezzo eh, interstellare eh, al di fuori del nostro eh, sistema solare. Ok, con questo ci fermiamo qua eh, per stasera. Grazie mille Alessandro, davvero sei stato chiarissimo, molto didattico e poi devo dire immagini spettacolari, anche animazioni spettacolari, quest'ultima soprattutto anche. Complimenti, complimenti. Allora, intanto, come abbiamo anticipato all'inizio, ci, ci sono dei quiz che un po' scandiscono gli argomenti che abbiamo visto questa sera, che ora ci accingeremo a fare. E, intanto, se ci sono domande tra un quiz e l'altro, possiamo continuare a fare ad Alessandro. Una curiosità eh, su, sulla bimodalità invece delle, delle velocità dei venti solari. Eh, qual è la spiegazione fisica? Se c'è una teoria che che può giustificare questa non proprio bimodalità ma questa alta varietà di, di velocità perché ci si aspetta che siano più alte eh, verso i poli allora, e più basse verso l'equatore Sì, anche qui sicuramente eh, gioca un ruolo eh, tanto per cambiare il campo magnetico perché il vento solare cosiddetto veloce è, ehm, viene accelerato in corrispondenza di regioni della corona dove i campi magnetici hanno delle linee magnetiche più aperte quindi che favoriscono L'accelerazione la, eh, del plasma verso l'esterno mentre invece il vento solare è lento e eh, viene accelerato un po' meno, perché qui dove ci sono questi streamers, la configurazione del campo magnetico è un po' più chiusa e quindi impedisce meno l'accelerazione la, eh, del, del plasma. Eh, questa è diciamo una risposta di prima approssimazione. In realtà eh, la risposta a questa domanda: anche questa è ancora aperta, nel senso che i processi di accelerazione che poi costituiscono il vento solare lento e il vento solare veloce, anche quelli non sono del tutto compresi, perché di fatto sono collegati ai processi di riscaldamento coronale, quindi sono due problemi che sono collegati eh, tra loro. Non aver capito uno è collegato a non aver capito l'altro, in pratica. No, ma eh, il Sole ha anche la, la sua parte atmosferica, è molto molto complessa. Magari uno. Non lo sa, pensa che sia sferico, tranquillo, lo disegna tondo e poi invece è una... È una soprattutto appunto come spettacolo. dicevo nella prima lezione, luoghi comuni, uno pensa che ormai sul Sole si sappia tutto e invece no, appunto, al contrario. Perché lo studiamo così in dettaglio che salta sempre fuori qualcosa di nuovo, effettivamente. Esattamente. Monica chiede, eh, presumo che la perdita di massa legata al vento solare sia minima, corretto? Sì, assolutamente. Nel caso dell'evoluzione del Sole qualcosa tipo 10 alla meno 14 masse solari l'anno, se non ricordo male. Comunque non viene mai incluso nei modelli di evoluzione del Sole. Um, <coughs> mentre per altre stelle uh, può essere importante il flusso di materia per venti stellari, uh, ma non nel caso del Sole. insomma. Perfetto. E poi Stefano chiede. Le sonde Voyager che si trovano in prossimità dell'eliopausa da, da un po', hanno potuto registrare almeno parzialmente questo respiro eliosferico, tra virgolette, come shift eh, di questo perimetro? Sì, perché purtroppo diciamo, hanno attraversato questa prima sfera che vediamo qua, che è il cosiddetto termination shock, che è là dove il vento solare viene frenato da supersonico a subsonico. Eh, purtroppo sono solo due sonde e questo termination shock l'hanno attraversato. Solo una volta, quindi sappiamo che sono già uscite dal, eh, da questa regione, ma ovviamente ormai sono uscite e se ne stanno andando. Questa è un'evoluzione molto lenta, eh, appunto sull'arco di 11 anni. Quindi non sono in grado le sonde di, di ricascare dentro il termination shock perché si sta espandendo, no? perché è un'espansione troppo lenta. Quindi eh, le sonde l'hanno già attraversato e quando l'hanno attraversato abbiamo scoperto che. In realtà la forma dell'eliosfera era molto più asimmetrica di quello che si pensava, per cui l'hanno attraversato, mi pare se non ricordo male, con una differenza di 10 unità astronomiche l'una rispetto all'altra, se non dico errato. Quindi inaspettatamente eh, vuol dire che la forma, per esempio, era molto meno sferica di quello che è disegnato in questa, in questa animazione. In realtà la forma dell'eliosfera, anche quello è un problema, tanto per cambiare aperto, che ancora non si è capito eh, esattamente quale sia. La forma della nostra heliosfera. alcuni sostengono che abbia questa forma un po' allungata tipo coda di cometa che vedete qua per altri invece una forma molto più sferica e, e omogenea e quindi è anche quell'oggetto di investigazione insomma davvero davvero super molto affascinante questo allora direi di passare intanto ai primi quiz così se compaiono delle domande poi le facciamo tra un quiz e l'altro vediamo di lanciare il primo Dovreste vedere la domanda, credo, sul vostro schermo. Lo spettro solare visibile è caratterizzato dalle, e qui ci sono quattro opzioni: la risposta esatta è solo una. Eh, A. Righe spettrali di emissione di Fraunhofer. B. Righe spettrali di assorbimento di Fraunhofer. C. Righe spettrali di emissione di corpo nero. D. Righe spettrali di assorbimento di corpo nero. Questo l'abbiamo visto all'inizio. Ho cercato di indurvi in confusione il più possibile. <ride> Vediamo se ci cascate. Allora, credo che come l'altra volta chi è host o cost, posso vedere anche l'andamento delle percentuali di voto. Spero che tutti gli altri non, non riescano. Mi, mi sembra che, l'andamento dei voti, direi che non, non sono influenzati da uno o dall'altro. No, infatti. Vediamo un po'. Allora, vedo. Ha votato quasi metà, non siete timidi. Ricordo, è anonimo, è, è gratuito. È... E poi è un gioco, insomma. Esatto, sì, sì, sì. Quindi. E anche una scusa per riprendere delle cose così per. Esatto. L'astronomia è abbastanza fuorviante a volte quando si denomina una stella come un corpo nero, eh? è una cosa abbastanza antintuitiva. Eh, sì, allora, si sta cominciando a stabilizzare? Sì, sì, più o meno si è stabilizzato, ha votato quasi due terzi. Bene, direi che... Possiamo, possiamo fidarci di questo, il quorum l'abbiamo raggiunto e quindi il, la, la maggior parte di quelli che ha votato, ha votato la B, gli spettrali di assorbimento di Fraunhofer. È la risposta giusta, eh, però vedo che vi ho abbastanza indotto in confusione perché allora la A è sbagliata perché quelle di Fraunhofer non sono righe di assorbimento, ma sono righe di assorbimento e non di emissione appunto. E le altre due invece sono sbagliate perché il corpo nero è, cioè, è uno spettro ma comunque è uno spettro diciamo continuo non ha righe né di assorbimento né di emissione l'ho fatta apposta per indurvi un po' di confusione <ride> <ride> e non è riuscito, è riuscito allora comunque complimenti a chi ha portato la B. vediamo il prossimo quiz andiamo un po comparirà adesso, è sulla cromosfera. Quindi se vi ricordate cos'è la cromosfera, è quella parte di Sole che si trova sotto la fotosfera, sopra la corona, tra la fotosfera e la corona o tra la fotosfera e la zona radiativa. L'abbiamo visto un paio di volte questa sera. Qui li vedo più convinti. Sì dai dai votate votate nel frattempo se ci sono domande comunque mm. se ci sono domande sì esatto scrivetelo Scriveteli pure in chat io non potevo vedere la chat però la guardavi tu diciamo sì 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 ok no no, no. Non ti... Non ti chiedo di preoccuparti di tutto, <ride> giustamente è già la presentazione aperta, ci mancherebbe. Allora, anche qui si è stabilizzata diciamo, la risposta, aspettiamo qualche secondo, raggiungiamo almeno il quorum. Quindi l'acromosfera è quella parte di sole che si trova, dai termino qui, tra la fotosfera e la corona, quindi il 70% dei votanti ha risposto. Ha dato la risposta giusta tra la fotosfera e la corona. Eh, sopra la corona non c'è niente, nel senso che la corona si espande poi in tutto lo spazio interplanetario. Sotto la fotosfera vuol dire entrare dentro al sole, quindi invece non c'entra con la, con la cromosfera, e appunto invece tra la fotosfera e la zona radiativa. Siamo proprio dentro dove invece c'è la zona convettiva, quindi invece sono cose che avevamo visto l'altra volta, esattamente, esattamente. Mm -hmm. benissimo. Allora, se avete altre domande nel frattempo scrivetele qui. Sì, sono sei, sono sei. Adesso eh, vediamo. Voi vedete, ah, vedete il terzo? Non ancora. Ah, non ancora. Scusate, ancora il quiz 2. Ah, ok, allora non l'ho sospeso. Non so, ah, si, sì, ecco, stop sharing. Scusate. Allora, il terzo, invece, è sull'osservazione del sole dallo spazio che permette di vedere la radiazione in, in che banda dello spettro, nel vicino infrarosso, nel visibile, nel vicino ultravioletto, nell'estremo ultravioletto. Questo ho cercato di buttarvi in confusione. Mm -hmm. Guardate la trasmissione del, della luce attraverso l'atmosfera. Per fortuna c'è. allora vediamo un po ok sono stato in bravo comunque l'altra volta c'erano delle domande a cui rispondevano tutti uguale quella giusta invece questa volta almeno sono riuscito a buttarmi un po' più in confusione allora l'altra volta c'erano tre opzioni questa volta ne scelte quattro per ogni domanda quindi la probabilità anche tirando a indovinare è sì. più bassa, però no, comunque è utile, comunque è utile, allora eh, il quorum anche qui abbiamo raggiunto. Allora, più o meno di quelli che hanno votato, il 40% ha scelto la D estremo ultravioletto. È quella giusta di nuovo la maggioranza azzeccato. E le altre, diciamo, sono parti di spettro vicino infrarosso e vicino ultravioletto. In realtà si vedono anche da terra, eh, e così come il visibile, quindi, diciamo, non serve andare nello spazio per vedere vicino infrarosso, vicino ultravioletto e luce visibile. Quindi, l'unica di queste quattro che non si vede proprio da, da terra è l'ultravioletto, per fortuna, esatto. estremo. Estremo, sì. Esatto. Quindi un'oeil seronda dell dell'ordine delle centinaia di Armstrong o anche meno, insomma. Che poi sfocia anche nella, nella banda X di cui ho esatto. parlato prima. Esatto. Allora, poi andando avanti con proprio in ordine cronologico gli argomenti di stasera, eh, le arcate coronali, queste spettacolari strutture, permettono di tracciare le elevate temperature coronali, gli intensi campi magnetici coronali. Le elevate densità coronali o le elevate luminosità coronali. Mi sa che forse era un po' più facile. Almeno... Ripetita <ride> Juventus. Eh, sì, sì, infatti. Mi piace il, 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 il trend che hai dato un po' al. con cui scandito le lezioni, andando sempre più verso l'esterno, perché se non sbaglio la prossima volta parli. Lo spazio interplanetario di come le, le eruzioni solari interagiscono esatto, anche con lo vaga. spazio, sì, 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 fino ad arrivare poi alla Terra e, e alla meteorologia spaziale. Allora, qui benissimo, vedo, vedo già un trend abbastanza ovvio. A mani basse vince la B, gli intensi campi magnetici coronali. Sì, anche qui è un po' pensato per buttarvi in confusione, nel senso che è vero che le arcate coronali, diciamo, sono anche poste in zone di elevata concentrazione delle temperature e delle densità, però come tracciatura permettono proprio di tracciare le linee di campo magnetico. Quindi questa era un po', poteva indurre in confusione, diciamo, per quelli. Quindi, comunque, la risposta giusta è la B. Quindi intensi campi magnetici anche la, la complessità dei, dei campi okay. stessi. Esatto. Allora, poi il quinto e penultimo quiz invece è sulle, sulle comete. Allora, come vedete, nelle comete il vento solare è responsabile A dell'orbita della cometa, B della forma della coda di ioni, C della forma della coda di polveri, D della sublimazione del ghiaccio del nucleo. Chi si è cimentato in astrofotografia, insomma, nel, nello scattare foto delle comete, può aver colto anche, anche queste strutture bellissime di cui ha parlato Alessandro, plasmate proprio dal, dal vento solare. Mm. Vediamo, c'è una risposta che non piace a nessuno. <ride> Bene, almeno. Vediamo. Ok, ha votato già due terzi. Benissimo, allora 65%. Allora, c'è un, po un, un pochino di scappe, però la metà dei votanti ha votato per la B, la forma della coda di Ioni. Sì in effetti è la risposta giusta, la forma della coda di polvere invece appunto è determinata dalla forza di gravità che attira le polveri verso il Sole da una parte e dalla pressione della radiazione che spinge via le polveri dall'altra, diciamo. La sublimazione del ghiaccio del nucleo invece è dovuta proprio all'assorbimento della luce e radiazione solare che scalda il ghiaccio e lo, lo fa sublimare, quindi non, non c'entra niente col, col vento solare. E ovviamente uh -huh. l'orbita, quella non l'ha votata nessuno <ride> esattamente. Intanto è comparsa una domanda. Monica chiede: i neutrini solari cosa ci possono rivelare della fisica solare? Ma eh, allora a parte appunto che ci hanno permesso di confermare un po', come vedevamo l'altra volta, il modello solare standard, ehm, ci sono dei tentativi di fare. Eh, ehm, Osservazioni eh, astrofisiche eh, a neutrini, nel senso che con queste enormi cisterne di acqua che utilizzano per eh, catturare diciamo, i neutrini con dei fotomoltiplicatori per ricostruire la direzione di provenienza dei neutrini, ehm, stanno migliorando la risoluzione angolare. Quindi, eh, un po' di anni fa, per esempio, era stata pubblicata un'immagine del Sole a neutrini col problema che ovviamente il sole ha neutrini l'immagine è così di risoluzione è talmente bassa che l'immagine che si ottiene è, è, è molto più grande della dimensione del sole che vediamo che vediamo noi mm. eh, ma se queste tecniche migliorano ci potrebbero permettere di vedere direttamente il nucleo del sole eh, proprio direttamente vederlo a neutrini quello sarebbe una cosa veramente eh, fantastica eh, perché, appunto, come vi dicevo l'altra volta, sul ciclo solare ci abbiamo capito, ci abbiamo capito ancora poco e eh, vedere, per esempio, come è fatto il, veramente il nucleo del Sole sicuramente sarebbe una cosa eh, molto, molto interessante. Quindi ci potrebbe dare delle informazioni molto utili per capire meglio il ciclo solare. Dici il nucleo, perché ovviamente è al contrario dei fotoni che si muovono per milioni di anni prima di uscire dal Sole, i neutrini esatto, escono... Esatto, vanno a diritto, esatto. Vanno eh, eh. formati attraversano il Sole eh, in tonsi, diciamo, e arrivano sì. direttamente a noi. Perfetto. Grazie mille. Allora propongo adesso il sesto quiz sul vento solare. Completate la frase. Il vento solare è un continuo... Flusso di particelle provenienti dal Sole, flusso di radiazione proveniente dal Sole, flusso di raggi cosmici, flusso di eruzioni solari. Il vento sì. solare. Forse è un po' facile, ma insomma, così finiamo con una domanda un po' più facile. Esatto. Sì. Aumentiamo l'autostima. <ride> Comunque sì. Dire, non pensavo anch'io da, da, da astronomo che si occupa di tutt'altro, ecco. ignoravo la complessità di questo campo, ma è solo pari a quanto è affascinante. È davvero, è davvero bello poter saperne qualcosa di più attraverso queste lezioni. Eh L'astrofisica è tutta bella, diciamo. <ride> Poi uno si deve specializzare pure da qualche parte, però... Vedendo almeno a questo livello, ecco... Mi sembra tutto bellissimo. Vediamo allora. I due terzi ha risposto, quindi terminerei il poll l'uso di particelle provenienti dal Sole. E la, eh, la risposta giusta è appunto radiazione si sì, alle volte induce in errore. La radiazione in fisica si intende luce, quindi non particelle, eh, quindi non è il vento solare e le eruzioni solari non c'entrano niente quelle le vediamo la prossima volta esattamente Quindi si parlava di in continuo quindi chiaramente ci sono questi flusso stazionario dicevi prima di, di particelle eh, sì, sì. benissimo allora ringrazio intanto tutti per, per aver partecipato anche al gioco dei quiz devo dire le risposte più votate sono state sempre quelle giuste quindi Bravissimi, eh, continueremo anche fra due settimane, il 7 marzo, parlando appunto dello spazio interplanetario e dell'interazione tra le eruzioni solari e, e il mezzo interstellare. Quindi eh, volevo intanto augurarvi una, una buona notte e, e vederci fra, fra due settimane. La prossima settimana ci sarà comunque un appuntamento in cui parleremo di magnetar e vi daremo poi indicazioni via mail e ovviamente ringrazio Alessandro di nuovo per questa bellissima e interessantissima lezione, grazie mille grazie a voi, grazie a tutti per l'interesse grazie di tutto e buonanotte a tutti, alla prossima ciao